Allora, evidentemente in questi giorni si sta dibattendo tantissimo, ma allora come si chiama l'antico regno? Che cosa ci dirà Vegapunk? Eccetera, eccetera, eccetera. È presto detto, cioè l'antico regno può avere solo ed esclusivamente un nome per gli elementi che abbiamo in mano e fondamentalmente ce lo sussurrano in un orecchio dai tempi del dio Ara. Cioè, a un certo punto a Oara ci viene detto che il solo nome potrebbe cambiare le sorti del mondo. Solo il nome potrebbe scuotere l'equilibrio socio-politico di One Piece. Cosa può scuotere? Qual è un argomento che non si può trattare oltre ovviamente il secolo buio? Perché altrimenti sparisci, perché deve essere cancellato. Mica. Quindi Nika è un argomento, assieme al secolo buio, che non può essere trattato bene. Quindi noi abbiamo un nome che non può essere pronunciato e non è Voldemort. Abbiamo una serie di regni, di clan, eccetera, eccetera, che erano alleati con l'antico regno e che portano, in un qualche modo, sul loro corpo, sulle loro bandiere, eccetera, eccetera, un simbolo, un sole con i raggi d'attorno. Questi raggi probabilmente sono ognuno un clan, i Kozuki, i giganti, eccetera, eccetera, Shandora, poi abbiamo l'isola di Vivi, eccetera, eccetera. Quindi ognuno è un alleato dell'antico regno, quindi al centro c'è il grande regno che è un sole, mica non si può nominare. Come mai potrebbe stratacazzo chiamarsi questo regno antico di cui il nome non si può dire perché solo il nome scuoterebbe? Sole, porca puttana, sole. Perché è un evidente richiamo a Nika, di Nika non ne puoi parlare perché Nika era l'esponente, Joy Boy era l'esponente dell'antico regno, non si può parlare di quello, non si può parlare del solo quello buio, cioè. A questo punto mi sembra assodato, chiaro ed evidente che questa sia la ricostruzione, l'unica possibile, cioè l'antico regno si chiamava Sole o una traduzione di esso. Punto. Cioè non c'è altra possibilità ed era un regno devoto a Nika, era il regno di Nika, era il regno di Joy Boy, ditela come vi pare, ma questo è ormai evidente. Vi direi, ditemi cosa ne pensate nei commenti, ma mi limiterò a dirvi nei commenti dite che ho ragione, perché non c'è altra possibilità.